Cari amiche e cari amici, ben ritrovati nei Vivai Le Georgiche. Questa settimana, come d'accordo, proseguiamo il nostro viaggio tra le piante che possono colorare le aiole e i balconi del nostro giardino in queste stagioni autunnali e invernali un po' complicate per via della difficoltà di reperire dei colori posizionare negli spazi verdi delle nostre case. La prima pianta che vi voglio presentare è l'eleboro. Se ci seguite da un po' avete già visto un video specifico su questa pianta, che comunque vi lascio linkato qua se vorrete approfondire. Che dire, è una pianta stupenda, molto apprezzata durante questa stagione un pochino più fredda per la bellissima fioritura. Qua ne abbiamo un esemplare a fiore bianco, ma ci sono anche varietà moderne con delle tinte ovviamente che se di norma degradano verso il rosa e il viola, possono avere anche delle livree molto più variopinte, con delle striature, con delle maculature. È una pianta, come vediamo, piuttosto compatta, che normalmente non si sviluppa oltre i 30 i 40 cm. Presenta delle bellissime foglie di un verde scuro lucido a margine dentellato. Il vantaggio di utilizzare l'eleboro è che è una pianta altamente resistente al freddo, regge temperature fino anche ai meno 20 gradi, quindi se siete in una zona d'Italia continentale o montana che presenta degli inverni a clima rigido, potete tranquillamente avvalervi dell'eleboro per adornare i vostri balconi o le vostre aiole. Quando spontaneo, l'eleboro suole crescere in terreni piuttosto neutri o alcalini. È chiaro che quando andiamo a comporlo all'interno delle fioriere avremo probabilmente la possibilità di inserirlo insieme ad altre essenze, e quindi, se possibile, scegliamo un terriccio a base di cocco piuttosto che di torba, che tende un attimino a acidificare, ma vedo che si comporta benissimo anche se il pH è un pochino subacido. Se avete a disposizione un terriccio a base torbosa potete tranquillamente usarlo. Anche dal punto di vista delle esposizioni luminose, l'eleboro tollera praticamente sia posizioni soleggiate che anche di mezz'ombra, ma vedo che anche con condizioni di poca luce riesce a svilupparsi tranquillamente. Se possibile, scegliamo magari piuttosto una posizione un pochino riparata dai venti forti e freddi. Per quanto riguarda le bagnature, possiamo procedere andando a somministrare acqua all'eleboro quando il terreno inizia ad asciugarsi o si presenta asciutto. A volte vengono chiamate gauterie, a volte vengono chiamate pernezie, soprattutto nel caso di gauteria mucronata qua in esempio. La cosa importante è la profusione di bacche che queste piante ci regalano. È un genere che comprende diversi tipi di cespugli. In questo caso qua abbiamo in esempio della gauteria mucronata, della pernezia mucronata. Sono piante che, utilizzate come annuali nelle fioriere, nelle aiole, restano normalmente a carattere compatto, ma nel loro ambiente naturale, quando si sviluppano spontaneamente, sono cespugli che possono arrivare anche a dimensioni considerevoli di un metro e mezzo. Il colore delle bacche varia dal bianco al rosa, al rosso più acceso, sfumando tra tutte queste tonalità. Compaiono all'inizio dell'autunno e ci accompagnano durante tutto l'inverno fino all'inizio della primavera successiva. La gauteria è una pianta, anche qua, che tollera molto bene le temperature basse invernali, anche meno 15, meno 20 gradi non la spaventano, per cui possiamo utilizzarla davvero in tutte le zone d'Italia. Come esposizione preferisce sicuramente delle esposizioni soleggiate, ma vedo che si sviluppa benissimo anche in zone un pochino più ombreggiate. Quando spontanea la troviamo in terreni soffici, umidi, leggermente acidi o acidi, e quindi va benissimo se la coltiviamo utilizzando un terriccio per fioriere o un terriccio universale a base torbosa. Se durante l'inverno non ha bisogno di essere molto seguita per le bagnature, il terreno basta che resti sempre un pochino umido, in estate bisogna agire con più attenzione, bagnando regolarmente la pianta e facendo comunque sempre attenzione ad evitare ristagni idrici. Il genere Schimmia è un genere che comprende diverse specie di piante, circa 6 specie diverse, tutte provenienti dalle zone dell'est asiatico. Noi in particolare oggi vi presentiamo la specie japonica, Schimmia japonica, molto apprezzata sia per i suoi fiori che spuntano in gruppetti e quindi danno queste forme, questi volumi colorati, e sia naturalmente anche per la bellissima bacca rossa.
Per la schimmia non ci dobbiamo preoccupare circa le temperature invernali, sono piante che tollerano benissimo anche temperature di meno 15 gradi. Scegliamo se possibile un'esposizione piuttosto schermata, piuttosto di mezz'ombra, ma le deboli luci dell'inverno le permettono di adattarsi un po' a qualsiasi posizione. In natura ama terreni soffici, umidi, ben drenati con un pH possibilmente subacido. Anche qua quindi, se andiamo ad utilizzare un terriccio a base di torba acida di sfagno, facciamo centro con questa pianta. Infine, per quanto riguarda le bagnature, il mio consiglio è quello di controllare che ci sia sempre un pochino di umidità nel terreno. Durante l'inverno è abbastanza facile, si arrangia un pochino con le piogge, l'evapotraspirazione è minore. Durante l'estate facciamo un attimino attenzione e se vediamo che il terreno si è asciugato procediamo con la bagnatura. E che cavolo! Battute a parte, possiamo utilizzare delle selezioni ornamentali del normale cavolo, una brassicacea coltivata nei nostri orti a scopo alimentare, perché se ne sono fatti veramente di coloratissimi, con delle tonalità che vanno dal bianco al crema fino a tinte un pochino più violacee come questo. In particolare questi due hanno la foglia un pochino crispa e quindi danno questa sensazione di riccio un po' alla texture della pianta. Sono piante molto facili da coltivare, anche se devo dire subito che hanno carattere annuale, per cui finita la stagione fredda il cavolo ornamentale andrà a morienza e dovremo sostituirlo alla stagione successiva se lo rivorremo nelle nostre fioriere. Resiste bene al freddo anche a temperature sensibilmente inferiori allo zero, qualche gelata è tollerata. Resistete alla tentazione di metterlo in casa, perché vedrete ingiallire progressivamente le foglie partendo dalla base e non è un clima adatto, fa troppo caldo in appartamento, quindi è una pianta da utilizzare in esterno. È una pianta che ama le esposizioni soleggiate, cerchiamo di alloggiarlo entro terreni ben drenati, si adatta un pochino a tutto a livello di suolo, non ha particolari esigenze e con le bagnature cerchiamo di essere regolari e di dare sempre un pochino di umidità del terreno, soprattutto se la pianta incontra dei periodi di particolare siccità. Ecco, quindi il viaggio all'interno dei colori autunnali e invernali per oggi finisce qui. Abbiamo concluso queste due mini puntate. Spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i video futuri e passati che vi permetteranno di andare sempre più a fondo nella conoscenza delle piante. Abbiamo scritto, come dicevo l'altra volta, un bellissimo articolo che tratta anche in maniera un pochino più specifica la cura e la coltivazione di queste piante, lo potete leggere sul nostro blog al link che vi lascio qui sotto. Vi ricordo che tutte queste piante, i materiali per la loro cura e coltivazione sono disponibili sul nostro vivai online vendita piante online.it. Di nuovo vi ringrazio per l'attenzione, al prossimo video, a presto!